ragazzi, allora ci riproviamo, ok? Andiamo a farci il giro a Monte Carlo, ma stavolta senza farci arrestare. Oggi, dopo 20 giorni di mal di schiena, è la prima uscita un pelo più lunga. Ho fatto una uscitina ieri per capire un po' come stavo. Quindi oggi solo pianura, cerchiamo di fare una cosa piano, tranquilla. E allora, dove andare per cazzeggiare se non a Monte Carlo? Così ci facciamo un giretto e vediamo questa piazza nuova del casinò. A questo punto ci andrò a piedi, mi guarderò bene bene tutti i cartelli. Dai, andiamo un po', va, mi cambio e andiamo. Se possibile? Sì, sì. Grazie. Io chiedo sempre perché qua si rischia. Vado, grazie. Proprio Monaco vecchia, dove c'è il castello, dove abita il principe. Dico una cosa, se abitare a Monaco Monte Carlo è carissimo, è difficilissimo, abitare nel Principato vecchio qua sopra è impossibile. Qui o ci nasci in una famiglia che ha la storia lì dentro, oppure anche con tutti i soldi che appacchi qua dentro non ci entri.
volta allora non mi sono fatto arrestare, siamo riusciti a fare un giro bello nel Principato, sulla piazza senza casini, e siamo andati a vederci anche Monte Carlo Vecchia, che lassù veramente penso che non esista una casa in vendita lassù, perché avrà dei prezzi assurdi. Poi il rientro, come usuale qua a Monaco, il rientro si fa con i professionisti, quindi un ragazzo della Lotto Sudal e uno della Trek Segafredo. Avete visto che gambe da paura, e boh, sulla primo strappo se ne sono andati. Però oggi erano proprio in relax. Questo è quanto, dai, il classico giro a Monaco ci sta, merita farsi un giro di là perché è bellissimo. Fate l'unica cosa, fate come ho fatto io, tutti i cartelli, se avete dei dubbi chiedete, perché là bastonano. Ciao, alla prossima.